È possibile guadagnare con la mountain bike? Ormai nel 2024 ci sono tantissimi modi per guadagnare online e offline. E ormai pensare di guadagnare dalla propria passione non è solo un concetto astratto, ma è pura realtà. Basta crederci. Just do it! È esattamente 10 anni che lavoro nell'ambito della mountain bike. Da atleta da professionista, da content creator, organizzatore di eventi, ho creato il mio bike park. Ne ho fatte di ogni e per festeggiare questo anniversario ho deciso di fare questo video, un po' diverso dal solito, dove posso darvi qualche consiglio e posso raccontarvi la mia esperienza che secondo me in Italia non tantissime persone possono dare in questo ambito. Quali e quanti sono i modi per guadagnare con la mountain bike? Come ho iniziato io, dai primi soldi all'apertura della partita IVA fino al giorno d'oggi. Ah, e tra l'altro al tempo non esisteva, ma se oggi ci fosse stato io mi sarei affidato assolutamente a Fisco Zen. Servizi online per la gestione della tua partita IVA in cui hai a disposizione un commercialista dedicato che ti segue dall'inizio alla fine, ma ne parliamo più avanti nel video. Terzo punto, le principali difficoltà di questo lavoro e chiaramente la ciccia. Quanto si guadagna dalla base quando si inizia fino ai massimi livelli. Chiaramente poi considerando anche tutti i vari tipi di spesa. Insomma, questo video vuole essere proprio una guida per una persona che magari è appassionata di mountain bike ed è lì che magari gira, però magari... non vuole far l'atleta professionista. Come vi ho detto, sono 10 anni, ragazzi, che faccio questo mestiere. In particolare nel 2014 ho aperto la mia prima partita IVA. Al tempo avevo una partita IVA classica individuale inquadrato proprio come atleta professionista. Qui bisogna fare subito una distinzione: lavorare per guadagnare o lavorare per raggiungere un obiettivo? In entrambi i casi si sta lavorando. Questo è per dire che in realtà io ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni. Non me ne accorgevo perché mi piaceva, ragazzi, ma tuttora quando lavori e ti piace il lavoro che fai ti sembra di non lavorare. Però appunto la partita IVA l'ho aperta poi dopo. Per lavorare nel mondo della mountain bike non è che è solo fare l'atleta e non c'è nient'altro, ci sono tantissime opzioni. Adesso vi elenco tutti i possibili modi per guadagnare con la mountain bike con i relativi tipi di guadagno. Ci sono 5 categorie: l'atleta, che può guadagnare principalmente dagli sponsor annuali, dalle vincite che fai durante l'anno, anche se sono da considerarsi un po' più jolly, e dagli show. E a proposito di vincite, per farvi vedere un pochettino veramente quanto si guadagna con la mountain bike, non l'ho mai fatto, ma facciamo un piccolo room tour degli assegni. Qui dietro abbiamo un $10,000 dal Cranco Rotorua, altri 6,000 dal Colorado, $7,500 quando sono arrivato terzo nel campionato del mondo, e lì dietro €5,000 quando ho vinto il Glam Ride, di cui anche di quello trovate sempre qui in alto il video sul canale. Qui un Big White Invitation al 6,700, Rocket Air 4,000 franchi, altri no 1,000, non so, 10,000 magari, la vincita del Wild Style nel 2017. Vabbè, come vedete, bene o male la mia stanza è tappezzata tutta di questi assegni di vincite. Come vi ho fatto vedere, se uno martella di brutto, l'atleta può farlo e può guadagnare anche abbastanza bene solo dai premi, anche senza avere sponsor. La seconda categoria è quella dell'influencer. Esistono proprio personaggi che non hanno praticamente mai fatto gare, lavorano solo online, che siano youtuber, tiktoker, quello che volete, ma guadagnano grazie alla piattaforma che li paga, dagli sponsor annuali, magari facendo dei progetti singoli all'interno dei video o spaziare veramente nella comunicazione. La terza categoria è quella degli istruttori o guide di mountain bike. Chiaramente qua è molto semplice, si guadagna facendo corsi, lezioni private, tour in giro. Quarta categoria, quella della costruzione dei salti o in gergo il trail building. Anche qui ci sono 2 modi sostanzialmente per guadagnare: quello effettivamente di essere pagati per costruire manualmente un salto, quindi fare l'operaio, o quello di progettazione. Quinta categoria, il negozio o l'online. Per iniziare una possibile attività si può aprire un negozio di bici sia fisico, come quello del nostro amico Roby con Front Ocean, lui vende BMX, non mountain bike, ma è lo stesso discorso, oppure online. Chiaramente qui direte: sì, ma dove ci sono altri 1,000? È vero, ci sono altri 1,000 modi per guadagnare, però quelli che ho elencato prima sono quelli dove praticamente devi iniziare in proprio. Di queste 5 categorie che vi ho appena elencato, io praticamente le ho provate tutte, eccetto forse quella nel negozio, ma proprio perché mi piace spaziare, mi piace variare. Una cosa che accomuna tutte e 5 queste categorie però è il sapersi vendere. Quando iniziate a fare di lavoro e vi mettete in proprio per fare un lavoro, il sapersi vendere fa la differenza dal sopravvivere o addirittura crescere o fallire.
Quando stavo diventando un atleta professionista, dovevo vendere la mia immagine all'azienda. Perché un'azienda dovrebbe darvi una bici, un pezzo, una gomma, quello che volete, così, solo perché siete bravi? Sì, può anche avvenire, ma maggior parte delle volte ci deve essere uno scambio. Loro vi danno qualcosa o addirittura vi pagano e voi indietro dovete dargli qualcos'altro. Quello che potete offrire, dovete vendere quello che siete bravi a fare. Ehi, compare, vuoi comprare una meridiana? Nel mio caso io stavo iniziando a essere conosciuto, quindi potevo proprio vendere la mia immagine. Iniziavo a rappresentare un pochettino la mountain bike in Italia e quindi riuscivo a far capire ai brand quanto valesse la mia immagine. Fin da sempre io ho tenuto in particolare a non svendermi e credo che sia stata una delle mie più grandi fonti di successo a tutti gli effetti. Comunque dovete scegliere sostanzialmente una di quelle 5 categorie di cui abbiamo parlato. Una volta scelta una di queste categorie, la primissima cosa da fare, ragazzi, per guadagnare è aprire una partita IVA. Ma qui non lo avrò nessuno. Aspettano il numero uno. Vamos! E in particolare nel 2014 ho ricevuto la mia prima proposta da un vero sponsor dove mi ha detto: guarda Toto, ti diamo tot 1000 euro all'anno. E lì ho detto: ok, è il momento. Da qui è il punto di partenza. Non ho nulla da perdere. A cazzo duro, ma non si può dire. Quando avevo aperto la partita IVA, già mi ricordo, ragazzi, che è stato un casino. Per fortuna adesso ci sono servizi come quello di FiscoZen che veramente vi semplificano la vita in una maniera incredibile. E se io dovessi tornare indietro lo sceglierei a mani basse. Commercialista dedicato e specializzato nella tua professione, che sarà sempre lo stesso quando ne avrete bisogno. Una chat all'interno dell'app con un team di consulenti ed esperti che saranno sempre pronti a rispondervi. E poi veramente, secondo me, la funzione più figa in assoluto, cioè il calcolo delle tasse in tempo reale. E sapere in tempo reale, ogni volta che emetti una fattura, quante tasse poi dovrai andare a pagare, ti fa vivere veramente con un altro mood. Ah, e tra l'altro in descrizione trovate anche il link con cui avete 50 euro per il primo anno di servizio. Mi ricordo che appunto ho iniziato ad avere i primi guadagni dagli sponsor, facevo qualche show piccolino in giro e mi è anche capitato di fare comunque qualche consulenza per la costruzione tipo di qualche pump track. Tutto ciò nei primi anni, ragazzi, parlando di numeri, di quello che vi interessa, il primo anno avevo fatturato poco più di 10.000 euro. Stiamo parlando comunque di fatturati che sì, per un ragazzo di 20 anni vanno assolutamente bene. Però come dicono i milanesi, l'importante è veramente iniziare a fatturare. Figa, adesso si va in scena. E a proposito di fatture, ragazzi, non vi dico il bordello le prime volte. Al tempo non c'era nemmeno la fatturazione elettronica, dovevi far tutto a mano. E in particolare addirittura dentro FiscoZen avete già inclusa anche la fatturazione elettronica. Solitamente la fatturazione elettronica avviene con programmi esterni. Con FiscoZen avete tutto incluso. Dalla piattaforma digitale infatti puoi creare ed emettere fatture elettroniche in pochissimi click, in più con modelli semplici e precompilati. Poi sì, andando avanti negli anni, ve l'ho detto, sono arrivato a fatturare pian piano 50.000 euro all'anno, arrivando più o meno al limite del forfettario di un tempo. Poi, come ben sapete, io ho iniziato YouTube, vi dico, con un bel po' di lavoro, i guadagni sono aumentati notevolmente. Adesso posso continuare a lavorare e guadagnare altrettanto bene solo anche facendo lo YouTuber. Però veramente differenziare le entrate è la cosa che vi permette di avere la libertà economica totale. Sembra tutto bello, ma come ben sappiamo nel lavoro bisogna scontrarsi anche con le cose brutte. In particolare volevo comunque farvi ragionare sui rischi e le difficoltà che hanno tutti i tipi di lavoro connessi al mondo della mountain bike. Per ogni categoria, ragazzi, c'è il rischio e secondo me per scegliere il proprio lavoro vanno valutati anche i rischi. Comunque per la teta il rischio più grosso sono gli infortuni. Di conseguenza la difficoltà è trovare un'assicurazione che ti copra in tutto il mondo e vi assicuro che è difficile trovarne una buona. L'aspetto mentale, perché se ti crolla la testa quando sei un atleta professionista vai giù e basta. E in particolare il sacrificio della propria vita quando sei in età giovane. Non puoi uscire tutte le sere con i tuoi amici d'estate a bere, andare in discoteca, ma non mi è mai pesato perché io amavo di più andare a girare al pomeriggio in bici che andare fuori in discoteca. Se fai l'influencer invece, di contro, non avrai così tanti infortuni, ma magari c'è la chiusura della piattaforma, quindi la capacità di adattamento che hai. Chiaramente poi i numeri fanno la differenza e soprattutto un'altra difficoltà che hai in questo tipo di lavoro è il sapersi innovare. Il web non si ferma mai, è in continua evoluzione e di conseguenza anche tu che fai parte del web devi seguire questa continua evoluzione. L'istruttore ha la stagionalità, puoi lavorare solo in certi periodi dell'anno e poi chiaramente la responsabilità di portarsi in giro le persone. Quando invece costruisci i salti devi tenere ben presente che in Italia ci sono una marea di leggi, ma allo stesso tempo rispettando le leggi devi creare anche un trail figo.
e soprattutto è un lavoro che fisicamente è molto stancante. E chiaramente invece per l'ultima categoria, quella del negozio, lì devi comprare i prodotti, quindi l'investimento iniziale è quello che fa la differenza. Ecco, voi immaginatevi già da tutte queste problematiche anche della dichiarazione dei redditi. Con FiscoZen avete anche compresa la dichiarazione dei redditi, che farete insieme al vostro commercialista dedicato. Lui vi manderà l'F24 da pagare, chiaro e semplice. Ma quindi quanto si guadagna sostanzialmente? Io vi posso dare dei numeri per quello che so io, per quello che è stata la mia esperienza. Di sicuro, ragazzi, in Italia, se fate gli atleti, siete Emil Johansson e vincete qualsiasi cosa, e quindi riuscite a guadagnare anche 500, 600, 700 mila euro all'anno. Però dovete vincere tutto e soprattutto trovare anche di conseguenza degli sponsor, sapervi vendere. Ma bene o male, se fate gli atleti, che comunque arrivate a livello Crankworks e fate solo gli atleti, secondo me non supererete mai 70-80 mila euro all'anno. Per quanto riguarda YouTube, ragazzi, è super variabile. Potete guadagnare 10 mila euro all'anno, come guadagnare 1 milione di euro all'anno. Se siete bravissimi nella comunicazione, vi assicuro che è possibile. L'istruttore, i guadagni non sono altissimi, perché appunto è un lavoro stagionale. Si guadagna al massimo 3 mila euro al mese, quindi martellate magari in 2-3 mesi, ma poi avete dei mesi più vuoti. Se invece voi vi strutturate e aprite la vostra scuola di mountain bike, dove avete magari 10 istruttori tutti coordinati, allora lì il discorso cambia, ma all'inizio è difficile, è quasi impossibile. Discorso diversissimo è quello per la costruzione dei salti. Ho l'esperienza di un mio caro amico Mauro di Massive Construction. Da 2 anni a questa parte ormai ha aperto la sua attività indipendente. Lo sbattimento è aumentato, ma comunque anche i guadagni aumentano. Le cifre lì purtroppo, ragazzi, non le so benissimo e non mi voglio sbilanciare. Invece per quanto riguarda il negozio, ragazzi, non ve lo so assolutamente dire. Sicuramente per aprire un negozio bisogna avere un po' di soldi da parte per l'inizio. Per esperienza, ragazzi, se si vogliono guadagnare invece cifre diverse in Italia, per come mi sono strutturato io, ho delle entrate differenziate da tutte queste cose che vi ho appena elencato. Che volete sapere qual è? Non so come dirlo. Dici, vai! Il mio obiettivo di quest'anno è avvicinarmi ai 300.000 euro di fatturato. Vengo io, tanta roba, stupore. Quello, ragazzi, sarebbe il mio obiettivo di fatturato, che non è il guadagno, vi ricordo. Soprattutto se è un SRL dove di spese ne hai tante. Però sono contento di considerarmi un piccolo imprenditore della mountain bike facendo diverse attività. Se ripenso al Toto di qualche anno fa, non so se ci avrei così tanto creduto, ecco. E questo video serve proprio per farvi capire che ci dovete credere fino in fondo. Ragazzi, io vi invito a provare FiscoZen, vi invito a richiedere una consulenza totalmente gratuita e senza impegno dal link che trovate qua sotto in descrizione. Potete veramente anche solo informarvi e vedere se il servizio fa il caso vostro, in maniera totalmente gratuita. Meglio di così. Mi raccomando, ragazzi, spero che questo video vi dia la carica e vi dia un esempio concreto che se volete una cosa la potete raggiungere. Basta lavorare duro.